bentornati ragazzi con un nuovo contratto su The Witcher 3. La vedova allegra. Siamo a Lindvale, in uno dei villaggi del Velen, e dobbiamo andare a parlare con il becchino. Praticamente perché? Ce lo dirà lui perché. Ovviamente c'è qualcuno che se mangia i cadaveri. Qualche necrofago si pensa, ma gli indizi ci porteranno su un'altra strada. A parte comunque che un altro è il motivo per cui il contratto è stato stipulato. E ce lo dirà il becchino stesso. Every now and then, a vile beast that come round the graveyard, devour what's fresh, then move on. Started again not long past. Thought to myself, just don't step out after dark and lock your door tight. But then a young'un went missing. From the graveyard? Nay, from the village. A little snotter wouldn't have come here of his own. And I'd heard something like a whimper in the night. Didn't bother to come out, see what was happening. Think me daft? If you've monsters, you need a witcher. Let's talk about my reward. Just the tiniest bit, dear. But we'll settle soon, I can see that. Haggling's as much an art as lots of other arts. Rate's fair, considering the job. I know a bit about these things. See if I can learn what's out there. Rumori a parte, comunque abbiamo convinto il becchino a elargirci la somma giusta per i nostri sforzi e quindi praticamente dobbiamo anche cercare di ritrovare nel breve tempo possibile, perché più tempo passa più la vita del bambino è a rischio, perché un bambino è anche sparito. Quindi qualcosa si annida all'interno del cimitero, perché molte tombe sono state dissotterrate, i cadaveri sono stati magnati, però sono scomparse determinate parti del corpo del cadavere. Quindi questo già ci fa pensare a una determinata creatura, quindi non un necrofago qualsiasi. All'interno del cimitero stiamo trovando anche un branco di cani selvaggi che sono stati attirati dalla carne in putrefazione una volta scoperte queste tombe. Dovremmo farli fuori nel più breve tempo possibile, perché quando attaccano in branco sono particolarmente dannosi, fanno male, cioè ci hanno cavato mezza vita con solo pochi colpi. Infatti la putrefazione, come dice Geralt, ha attirato questi cani. Cerchiamo indizi nel cimitero per farci un pochettino capire con che cosa abbiamo a che fare, ma soprattutto contro cosa dobbiamo combattere, e di conseguenza attuare le strategie più idonee, le nostre conoscenze dell'arcano, dell'alchimia per poterla affrontare. Mancano determinate parti del corpo, soprattutto le ossa sono state. Geralt non lo dirà, io penso proprio che non lo dirà, perché vi ricordo sempre che stiamo registrando in post commentario, ma leggendo la descrizione di questa creatura c'è un segno particolare di artiglio anche che si può notare nella terra scavata, e nelle ossa manca il midollo, quindi il midollo marcio è la fonte di nutrimento prediletta di questa creatura. La forma prediletta, insomma, la forma giusto, perché neanche preferisce quello fresco, predilige cacciare tra virgolette all'interno dei campi di battaglia, in questo caso del cimitero di Lindvale. Questa creatura è stata attirata per l'appunto dal cimitero. Non abbiamo nulla a che fare qui per il momento, ma l'unico indizio Grave's been che ci dug up consentirà di seguire una recently. pista è quello che troveremo qua. Smell of Sì, cadaverines bussaci, old bussaci, though. bussaci, non ti You're right. preoccupare. Se si sente qualche Human rumore è perché gli extinction oselfi si maybe. stanno scatenando. Ok, la cadaverina, quindi la puzza, ci consentirà ci ha creato una pista da seguire. Quindi molto probabilmente troveremo la tana di questo mostro. Quindi qua scopriremo che cosa.
la sua identità, ma soprattutto che cos'è realmente, che cosa sta facendo in questo posto e le sorti del bambino che è scomparso. Meno male che quel ponte non era crollato del tutto. Il capanno abbandonato che stiamo per intravedere, no, forse dopo la curva. Ancora c'è un bel po' di strada. Ah, eccolo qua, già lo vado nella minimappa, c'è questo capanno. Entra. Whatever Ok. filth lives here sure chose an unusual place for its Calderone. lair. Somebody's doing some cooking. This, the All'interno human del calderone femur c'è un femore of a umano, child's. delle dimensioni di un bambino, quindi Human purtroppo il skulls in a bambino magic è circle. stato Monsters clearly using them, mangiato. drawing strength from the place of power. La creatura trae potere dai teschi umani e Creature molto can use probabilmente tools. Geralt Means it's sapient, or just plain sta clever. Before a grave hag collegando tutti gli collected the indizi skulls e to si draw the tratta power through them. probabilmente di una Confidence grew enough it started prowling the di village. una strega dei Need sepolcri. to take the skulls, force it to go back to the Strega del cemetery. malaugurio in questo caso, I'll perché get it there. praticamente compie anche dei That rituali ought to really piss it per off. aumentare il suo That'll lay potere di low in the cemetery. influenza sul It's likely to cimitero, ma crawl out after soprattutto dark. per nutrirsi a dovere. Quindi dovremmo utilizzare un'esca con i suoi teschi, utilizzare come esca i suoi teschi per poterla attirare nel cimitero ed eliminarla. Ovviamente questo tipo di necrofago adora la carne marcia, addirittura uccide quando trae potere gli esseri viventi per poi farli marcire e nutrirsi del midollo marcio. Questa strega è molto potente perché ha tratto There addirittura she is, right on cue. ha soggiogato l'intero villaggio. La battaglia non sarà facile perché la strega è molto agile, quindi causerà ferite profonde perché ha questi lunghi artigli, ma soprattutto potrebbe avvelenare perché la sua lingua è velenosa. Infatti un'altra cosa che si può mettere in risalto dalla descrizione è che grazie alla sua lingua lei può succhiare letteralmente il midollo dalle ossa. La lingua riuscendo a fare un contrattacco perfetto, è possibile tagliarla via. Ma qua praticamente non ci riusciremo, già lo dico subito in partenza, dobbiamo sempre cercare di colpirla di lato perché è molto agile. La fiammata ci torna tutto uso. Abbassiamo anche il suo livello di protezione. E cerchiamo di combattere con tutte le nostre forze, cercando di non venire sopraffatti. Perché i danni che facciamo sono molto elevati, facciamo circa 200 unità di danno, ma a questo livello di difficoltà dobbiamo sudare parecchio. I contrasti non sono molto facili. Qua addirittura la fiammata non ha fatto soprattutto alcun effetto. Però dai, siamo a oltre un quarto di vita. Questa è la lingua, ci stordisce. Gli attacchi sono molto violenti, quindi non possiamo pararne molti, ci spezzerebbe la difesa, ci stordirebbe e ci avvelenerebbe. La battaglia non dovrebbe durare molto, perché ho qua dinanzi l'intero video, siamo già quasi ai tre quarti, dai. Ok, diciamo che bisogna sudare, dai, non ci sono molti giri di parole. Aiuta molto comunque la. Ecco qua, c'è due colpi. Che così. Quindi non siate avari nelle cure, cioè curatevi, fate affidamento alle pozioni. L'unico errore che ho fatto, quindi, è non aver utilizzato il segno Ilgen. Perché se lei è agile, cavolo, rallentiamola, sarà più goffa nei movimenti, sarà più facile aggirarla. Forse lo utilizzerò alla fine, forse. Dopo che ho capito che è agile, ecco infatti ora, lo sto usando ora. Infatti viene rallentata di parecchio, viene rallentata. Dai, dai, che stiamo sempre a morire, ecco, un'altra abilità che torna utile, un'abilità del ramo giallo, non mi ricordo
è quella di poter sfruttare i punti adrenalina per castare nuovamente un segno quando il vigore non è al massimo. Vabbè, comunque, sono piccole attenzioni, piccoli consigli che vi posso dare così da un giocatore che ha finito qualche tempo fa The Witcher 3, però comunque i consigli sono ben accetti. Se volete proponete anche nei commenti qualche altra vostra curiosità. Nel frattempo torniamo a parlare con il becchino e reclamiamo la nostra ricompensa. E quindi? Come sta il bambino? Ora vuole sapere sicuramente. Ma come sta il piccoletto? È già stato digerito. Found him in the grave hag's lair, in her cauldron, to be precise. Want me to go on? Might not even said that much. What about my reward? Un pochettino troppo schietto. Poteva dire semplicemente che il piccolo è stato divorato dalla creatura, non nei particolari. Comunque i Witcher sono fatti così. Sono insensibili da un altro punto di vista. Bene ragazzi, il contratto è concluso, ci rivedremo con un nuovo video su The Witcher 3, altri contratti e altre avventure e nuovi mostri da affrontare. Ciao ragazzi!